Niente ragazzi, eh. Oh là là. Credo sia morto. I mortacci tua. E ciao a tutti ragazzi e benvenuti. Benvenuti carissimi videotubisti. Sono sempre io, Mujahideen, l'ultimo dei talebani napoletani. In questa puntata andremo a prendere il nostro zaino. Il nostro bel zaino. Ma questo cos'era? Terra, non l'ho visto. Oh, guardate che cose meravigliose. Cioè, vi rendete conto? Io cercavo cibo, ok? Siamo andati a morire col cibo. C'era uno zaino qui terra, qui proprio qua, buttato, buttato, buttatissimo, dove praticamente c'erano delle scatole di cibo. Va bene? E questa la verità. Porca puttana, incredibile. Va bene, ragazzi, è proprio ironia della sorte. Questo gioco mi farà impazzire. Allora, andiamo a prendere il nostro zaino. L'ultima volta siamo morti perché stavamo cercando del cibo, stavamo cercando delle clay da poter per poter fare, insomma, delle una sorta di incudine, insomma, dove devo fare un'incudine per capire dove ci siamo quasi. Possiamo andare di qua tranquillamente. E non abbiamo trovato ancora una sorgente d'acqua e abbiamo difficoltà a trovare cibo, le solite cose. Dobbiamo fortificare la casa, abbiamo tantissime cose da fare. Però il problema è questo, questo gioco è bello proprio per questo, forse. Il fatto che quando vai in giro, poi la tua missione... Mamma mia, che paura, lì mortacci tu, era nascosto dietro quella roccia, avete visto? Il problema è proprio questo, parti con un'idea e poi se ne ricreano altri 10.000 diverse. E tu sei lì che cambi... tuo modo di agire e di fare, proprio perché la situazione cambia, è dinamica in una maniera assurda. Qui il livello è estremo, veramente. Cazzo, allora l'abbiamo anche fatto, sono una specie di deserto qua. Oh cazzo, altra acqua, altro mangiare. Cerco il mio zaino, ragazzi, il mio zaino lì. E sono incazzatissimi. Non so se riuscirò mai a prendere il mio zaino qua, perché sono veramente... Allora, vediamo un po'. Il mio zainetto è qua, dovrebbe essere da queste parti. Si vede a malapena qua, porca puttana. Dovrei essere qui. Dovrebbe essere quel mio zaino, maledizione. Non lo vedo. Tra l'altro non posso sicuramente stare qua. Eccolo qui, questo è il mio zaino. È morto. Ok. E che cazzo, lasciatemi un attimo, porca troia. Un attimo. Minchia, ma cazzo. Mi hanno letteralmente sfondato. Tra l'altro dovevo organizzare un po' di cose, ma non ce l'ho fatta perché rompono i coglioni in una maniera incredibile. Allora, aspettate qua. Non possiamo, allora mettiamoci su così. Ok, questo questo, ok, sotto. I pantaloni dove cazzo sono? Eccoli qui, scarpe. Questa, il mio elmetto, questo qui era più figo perché, ok, mini bike chassis, bello, figo. Mi avete detto che c'era questa roba qui. Allora, qua veramente, ragazzi, si mette veramente, ma proprio male, male, male. Allora, il mio zaino è ancora qui, vediamo di prendere il resto. Ok, un pantalone sicuramente meglio di questa orribile camicia. Ok, e adesso ragazzi, verso casa, perché siamo messi veramente un malaccio, proprio malaccio. Non possiamo stare qui, abbiamo un odore di, abbiamo tanta carne addosso, per potersi 5 pezzi di carne che potremmo fare un mega stufato. Allora, vediamo se stiamo andando nella direzione giusta. Sì. Ok, scappiamo via a gambe levate, sperando che non ci seguano all'infinito questi zombie maledetti. Non voglio portarli a casa, ragazzi, non voglio assolutamente portarli a casa, quindi dobbiamo fare un qualcosa per poter
allontanarci. Spero che non ci vedano. Qui c'è una chiesa, tra l'altro, Ok, una casa. Non abbiamo il tempo di esplorarla perché la nostra missione era cerca e distruggi. No, la nostra missione era proprio quella di cercare di arrivare a casa. E qui, ecco, possiamo sfruttare questo campo aperto libero perché abbiamo più visuale e tenere gli zombie a una certa distanza, perché abbiamo, così ci riposiamo un po', perché abbiamo tantissima carne addosso e questo è un bel problema. Allora, la crema c'è qua. Bene, proseguiamo. Un altro zombie lì giù. Andiamo da quest'altra parte. Qui c'è uno zainetto. Vediamo un po' se c'è qualcosa che può esserci utile. Ah, beh, sicuramente questi sono molto molto meglio. Questi altri pezzi di un fucile. Io questa roba qua sinceramente non me ne faccio niente. Cappelli contro cappelli, giacche. Non... stivali, queste cappelle qua no, non ne faccio niente. Prendiamoci questo, questo pezzo qui, magari un pantalone potrebbe esserci utile. Ok, andiamo via di qui veloci. Allora, stiamo andando giusti? Questo sì, stiamo andando più o meno giusti. Ok, sono il terzo giorno, sono le 15, le 16, scusate, le 14:17, non ci vedo più ormai, e stiamo andando verso casa. Perché stiamo andando verso casa? Perché voglio farmi una scorta di cibo in modo tale che non andiamo in difficoltà più per quanto riguarda il cibo, almeno per un po', perché ci troveremo a lavorare molto proprio perché abbiamo bisogno di costruire tante cose, quindi dobbiamo stare attenti. Qui tra l'altro nella prateria ci sono anche i conigli, si potrebbe pensare ad andare a caccia anche di conigli, ogni tanto ne vedo qualcuno. Poi quando li cerchi, c'era qualcuno di voi, dei carissimi videotubisti, diceva proprio così: quando li cerchi giustamente non li trovi mai, poi quando non li vuoi stanno sempre davanti ai coglioni. E questa è veramente una cosa vera. Tra l'altro io qui avrei anche l'arco e la freccia, quindi volendo, carissimi amici, potrei anche provare a infilarci una bella freccia in culo, se ne vediamo uno. Anche, devo dire la verità, non è assolutamente facile beccarne uno. Allora, vediamo un po'. Ecco qui, questa è la nostra casa. Bene, questa è la nostra... Oh, porca di quella trota, lo sapevo. E... vogliamo fare l'esperimento di quante frecce ci vogliono per ammazzare uno zombie? Potremmo farlo, eh? Una. Almeno fangava. Mamma mia ragazzi, qua. Niente ragazzi, eh. Oh là là. Credo sia morto. Immortacci tua. Porca vacca ragazzi, qua. Ho finito le frecce intanto, vediamo. 5, 4, ok. Vediamo un po' di andare. Morto. Porca miseria ragazzi, le frecce veramente sono una monnezza incredibile. Guarda questo che c'aveva. Oh, conviene ammazzare i zombie per magna. Cioè veramente, ok. Siamo messi abbastanza bene. Siamo messi abbastanza bene. Allora. Ah, aia! Che cazzo sto facendo? Non ho visto le mie. Madonna mia, questo proprio. Perché siamo usciti. Ah no, siamo morti. Non so, non le ho viste. Comunque dove lo dobbiamo togliere? Da lì. Allora ragazzi, calma. Siamo ritornati alla nostra casetta. Bellissima la nostra casetta. Mettiamoci un po' di legno. Non ne abbiamo di legno. Sì, hai voglia, ne abbiamo da lì. Ma non possiamo cucinare perché non abbiamo la pentola. No, c'è. No, non c'è. Oh, che sfiga ragazzi. Che sfiga incredibile. Allora, conviene metterlo nel frigo. Non so se questa roba si manterrà nel frigo. Allora. Ma guardate che sfortuna abbiamo avuto. Però abbiamo l'acqua sporca, quella possiamo almeno depurarla. Nel frigo ci mettiamo. Non vorrei sorprese nel frigo, ok? Mettiamole qui. Dai, le scatolette le mettiamo qui, perché almeno siamo sicuri che l'acqua. Qui. Ok.
Questo l'abbiamo imparato. Sì. Allora, guarda quante ne abbiamo. Se riuscissimo a trovare un fiume, un qualcosa, veramente saremmo a cavallo. Saremmo a cavallo. Queste voglio mangiare. E poi depuriamo l'acqua. Ah no, c'erano altre uova. Vabbè, proviamo a mettere le uova qui. Bene. Ok. Allora, dobbiamo fare quell'incudine benedetta, se no non riusciamo ad andare avanti. Il caffè è fighissimo, ragazzi, perché ho scoperto che si possono fare cose veramente assurde col caffè. Allora, una patata, questa ci serve più per i semi se dobbiamo coltivare. Quindi vediamo un attimino, la posiamo qui e vediamo un attimino. Allora questo pure posiamo anche questo, ci può essere utile. Ecco, blu sì, semi, sì, va bene. Ok, possiamo tutta sta roba qua. Vedrei questo. Quasi quasi non me la mangio, non la conservo. Non so perché, ma lo vedo sempre tutto stroppiato questo. Ok, questo li posiamo. La benda ci può essere utile. Ok, cerchiamo di organizzarci bene. Il caffè lo posiamo perché ci può essere tornare utile in un secondo momento. Questa pure la mettiamo qui. Ok, vediamo un attimino. Benissimo, ragazzi. Allora, forse questo. Nel nostro tools, mano fuel. Scusate, ma io cosa? Stata a terra? Eccole qua. Scusate, allora, se io metto questo qui. L'accendo. Ok, l'accendo sì, ma come si fa a riscaldare l'acqua? La faccio bollire? Secondo me funziona così? Sinceramente non mi accapezzo più qua, ragazzi. 88 minuti può bruciare per 88 minuti. Non è tools, ho bisogno di qualcosa, una griglia devo fare. Secondo me qua non funziona niente. Se non metto una pentoletta. Ma pensa te, che non possiamo neanche riscaldare, non possiamo fare niente se non troviamo una pentola. Questa non so come si possa fare. Vedi. Acqua. Vediamo un po' se io clicco qui. Faccio recipienti. Posso creare una bottiglia d'acqua. Sì, però c'è bisogno sempre di qualcosa. Mi sfugge qualcosa, ragazzi, Qui sono i tools, quindi senza i tools secondo me qua non si può fare niente. Vediamo la griglia qua, questa sorta di griglia come si può fare, se no siamo veramente fregati. Tra l'altro qui dobbiamo fare. Stanno arrivando zombie. Una marea di zombie. E io lo sapevo. Perché la carne è sempre una brutta idea da fare e da avere. Dobbiamo costruire una mazza e difenderci. Speriamo non ci trovano sti cazzoni. Allora, sentite quanti ce ne sono. Questo significa guai. Perché quando abbiamo le cose in casa è sempre un gran casino. Facciamocene due, perché adesso si combatte di brutto, ragazzi, secondo me. Si combatte di brutto perché la situazione non è delle migliori. Infermiera del cazzo. Vediamo. Ok, sembra una sola. È buona l'infermiera in genere, c'ha. Fa parte di una sorta di mandria. Eccola. Era una mandria che era passata, piccolina, ma. Allora, vediamo un po'. Ecco perché l'ho fatto. Perché ci sono sempre belle cose. Porta con sé questa stronza. Stanno arrivando altri tre lì giù, mi sa, Va bene, allora, ok, ci è andata bene per questa volta e quindi vediamo un attimino come fare. Per adesso ci salutiamo qui, ragazzi, con questo è tutto. Mujahideen, l'ultimo dei talebani napoletani, vi ringrazio, vi saluta, a presto e ciao, ragazzi.